cari amici di Napoli.Repubblica.it, in questa edizione ci occupiamo di Salerno. Salerno che, secondo una classifica fatta dai turisti in visita in Italia, Salerno è stata decretata la quarta città della classifica delle città del sorriso. Al primo posto Firenze, secondo posto Venezia, poi Ischia e poi, sorprendentemente, Salerno. Sicuramente il sindaco Vincenzo De Luca gongola e con lui andiamo a collegarci per sentire il suo parere su questa bella notizia. Bella notizia! Salerno, città del sorriso, sindaco! Sindaco, questo è bello! Ricordatevela, sindaco, quando vedete un turista, la raccontate! Ma che ridete? Ma che ridete? Sorridete, sorridete! Sindaco De Luca, siamo noi! Che sorriso a 54 dei! Vabbè, esagerato, vabbè! Siamo così! Salerno, la città del sorriso. Sì, va bene, non alla prima, al quarto posto. Siamo, siamo straordinari. Lo so, va bene, sì, però in tutte le classifiche. Vabbè, sì, addirittura esatto, siamo la città al, sì, quarto, al posto, quarto posto. La città del sorriso. Però è stato proprio uno studio scientifico che ha decretato che Salerno è una città straordinaria. Straordinaria. Al quarto posto come città del sorriso. Sì, vabbè, Firenze. Abbiamo posto Firenze. Del sindaco Renzi, sindaco, erato sindaco. Renzi chi? Ah, ha battuto Fassina chi? Fassina. Vabbè. Venezia al secondo posto. Ma adesso noi chiaramente faremo di tutto anche per superare Venezia. Addirittura, mi sembra eccessivo. Che c'ha i canali. Adesso faremo anche noi dei canali a Salerno. Come fai a citare questi canali? Io in tanti anni ho fatto tante di quelle fontane a Salerno. Vicenza ha fondato. Adesso le faccio sgorgare acqua dappertutto e avremo più acqua noi. E viene in onda. Avremo l'acqua alta. Sì, la famosa acqua alta, ragazzi, di Salerno. La soddisfazione. Per carità. Il fatto che Salerno è stata decretata la città del sorriso. I turisti proprio. I turisti da tutte le parti del mondo. E che vengono dicono, qua appena arrivano a Salerno. No, siamo subito di sorriso. Subito. Vedo una città fantastica, tutti che parlano del sottoscritto in una maniera straordinaria. Allora, il turista chiaramente appena mi dice, ho capito. La città del sorriso, sto pensando anche di fare una, sto pensando a una cosa straordinaria. Tipo, che cosa? Visto che Salerno è stata decretata la città del sorriso, al quarto posto. Adesso, le barzellette, cioè, no, normalmente ci sta un francese, un inglese. Adesso un francese, un inglese e un salernitano. Ecco, queste sono le barzellette che verranno raccontate in tutto il mondo, dove chiaramente il salernitano è sempre quello straordinario. Non è mai il napoletano. Una volta c'era quello lì, il napoletano si mette, ma adesso il napoletano non fa più sorridere. No, il napoletano fa tenerezza, vedi, il salernitano. Fa sorridere tutto. Ah, quindi non si dice più i cittadini adesso mi stanno raccontando delle barzellette. Come c'è un francese, c'è un inglese, è un salernitano, non ci capisco. Questo è bello. La città c'è sempre. Viene racconto. Siamo la città del sorriso. Ma ci capite, però. Sorridete, sorridete. Bella questa, vabbè, questa la racconta. E ce la potete dice pure a noi. Vabbè, quindi adesso si racconterà così, c'è un francese, c'è un inglese e un salernitano, il napoletano è stato soppiantato e vabbè, calma, fa un po' di pazienza, cari amici, alla prossima, un saluto da Lino D'Angio. Mo, ciao.